Buongiorno a tutti e benvenuti nello Schwarzwaldstadion, lo stadio dell'SC Friburgo e il primo stadio solare d'Europa. Com'è possibile, vi starete chiedendo, che una società di piccole e medie dimensioni come il Friburgo sia stata la prima società calcistica a riuscire a costruire uno stadio solare? Lo scopriremo tra poco. Ci troviamo in questo momento nella tribuna sud, davanti alla tribuna sud dello stadio, ultima tribuna che è stata costruita dopo che nel 92 il Friburgo finalmente conquista nuovamente la Bundesliga, la Serie A, e quindi si decide di ampliare lo stadio stesso. Ci avviciniamo per scoprire cosa significa stadio solare. Stadio solare, primo stadio solare d'Europa, questo perché? Perché la società segue un po' quella che è la cultura della città stessa, cultura per la sostenibilità, cultura per le energie rinnovabili. Questo cosa significa? Tutto il tetto è coperto da pannelli solari e pannelli fotovoltaici. Pannelli fotovoltaici per i tre quarti di tutta la struttura, solo nella tribuna a ovest, dove troviamo gli spogliatoi nella base, il tetto è coperto da pannelli solari, che quindi scaldano l'acqua che viene utilizzata dai giocatori poi nelle docce. Come è stato possibile, ritornando alla domanda iniziale, che una società medio piccola come il Friburgo sia riuscita a costruire, senza finanziamenti dello Stato, uno stadio solare? Questo perché la società ha deciso di seguire quella che è la cultura, abbiamo detto, della sostenibilità, che già è attiva da anni, ancora prima del 92, nella città di Friburgo, e anche attraverso un escamotage molto carino che ha portato i suoi. Cosa significa? La società ha detto: tu tifoso, vuoi salire nelle classifiche per riuscire ad avere un abbonamento annuale della tua squadra del cuore? Aiutaci finanziando i pannelli fotovoltaici che vogliamo porre sul tetto. Facendo così, appunto, non solo si è riusciti a trovare il denaro necessario per la costruzione dello primo stadio solare d'Europa, ma allo stesso tempo si è riuscito anche a sensibilizzare parte della popolazione su questo tema. Questo stadio non solo utilizza energie rinnovabili, ma un'altra caratteristica molto importante è che non ci sono parcheggi nelle vicinanze dello stadio. Cosa significa? I tifosi, per raggiungere lo Schwarzwaldstadion, utilizzano per la maggior parte il tram. Tram che ferma più o meno a 500 metri da qui e durante le partite viene aumentata la frequenza in cui passa. Quindi significa che veramente quasi ogni minuto c'è un tram che porta i tifosi dal centro della città o da qualsiasi parte della città fino allo stadio stesso. Altra nota molto importante, chiunque possegga un biglietto o un abbonamento può utilizzare durante le fasce delle partite il tram gratuitamente. Questo è sicuramente una grande agevolazione e fa sì che le persone siano veramente invitate, invogliate a utilizzare il mezzo di trasporto. Un altro mezzo di trasporto utilizzatissimo per raggiungere lo stadio è la bicicletta. Tantissimi tifosi veramente raggiungono lo stadio in bicicletta e infatti io non abito molto distante da qui, le cancellate che circondano lo stadio vengono tappezzate completamente di biciclette durante le partite. Ora, io non sono una grande esperta di stadi, però penso che questo sia veramente una caratteristica peculiare dello Schwarzwaldstadion. Bene, per oggi è tutto, spero di avervi dato delle informazioni soddisfacenti per quanto riguarda lo Schwarzwaldstadion e a presto!